Rapporto Lega Ambiente Lazio, rinnovabili, come stiamo andando rispetto al 2019 e soprattutto se ci sono dei punti di forza o di debolezza da dichiarare? Ma rispetto alla scorsa edizione nel 2019 non ci sono purtroppo grandi salti in avanti in termini di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, perché sono fermi al palo troppi progetti, soprattutto di eolico nella zona nord della nostra regione, perché è stato appena sbloccato dopo anni di richieste il progetto di eolico offshore a largo di Civitavecchia e perché ancora non arrivano i decreti attuativi per le comunità energetiche che stanno nascendo un po' dovunque. Purtroppo quindi ancora la produzione di energia è legata quasi sostanzialmente quasi tutta alla produzione da fonti fossili, soprattutto dalla centrale di Civitavecchia, che però è anche il luogo più inquinante d'Italia e più clima alterante d'Italia, con le sue 8,4 milioni di tonnellate all'anno sprigionate. Ci sono delle esigenze che emergono dalle amministrazioni locali, voi avete un buon contatto sul territorio? Dalle amministrazioni locali arrivano tante richieste, chiaramente di facilitare i percorsi, di deburocratizzare i percorsi, ma anche di un sostegno tecnico per poterli attuare. Tutto il grande percorso di gestazione delle comunità energetiche è stato accompagnato quasi sempre da aziende esterne alle amministrazioni locali o alle amministrazioni provinciali, perché all'interno delle amministrazioni non c'è la forza di poter costruire progetti idonei, e poi ci sono le richieste di potenziamento invece degli uffici che dovrebbero recepire le richieste dal territorio, in particolare dagli uffici della Via Vasso della Regione e del Ministero.